Incontro d'amore in un paese di guerra. Ero contento. Quella sera avevo un appuntamento. Qualcuno da toccare, da guardare, con cui parlare. Con cui dimenticare la morte, pane quotidiano. La donna mi piaceva. Mi era piaciuta fin dalla prima volta che l'avevo vista in un caffè di Panama City. In quell'occasione accompagnava l'uomo corpulento che ci aveva dato le istruzioni necessarie e le parole d'ordine per passare in Costa Rica e da lì proseguire fino al confine settentrionale dove ci saremmo uniti al grosso della brigata. La donna non aveva preso parte alla conversazione. Anche al momento dei saluti era rimasta in silenzio. Una forte stretta di mano e nient'altro. Pablo era con me quel giorno e una volta che i contatti se ne furono andati ci facemmo diversi giri di Cuba Libre. «Ti è piaciuta?» mi disse. «Certo, è normale, no? C'è sempre qualche donna che ti piace». «Occhio, fratello, è meglio che la dimentichi. Non ho detto di essere innamorato. Meglio così, non pensare più a lei». Pablo morì pochi giorni dopo aver varcato il confine e fui contento di non essere con lui quando accadde. Fu orribile, come tutte le morti. Venni a saperlo grazie a un comunicato di guerra ed in seguito dalla bocca di un compagno che mi raccontò i particolari. La colonna di Pablo era riuscita ad avanzare per vari chilometri da Peñas Blancas verso Rivas. Scendeva la sera quando scoprirono una capanna abbandonata e dopo aver fatto un'ispezione decisero di passarvi la notte. L'unico sopravvissuto, quello che mi raccontò la storia, era riuscito a salvarsi solo per un colpo di fortuna. Il comandante della colonna gli aveva ordinato di restare di sentinella fuori dalla capanna. Accadde tutto molto in fretta. All'inizio trovarono un po' di legna e fra i pezzi la guardia aveva piazzato una trappola a chiappa babbei. Qualcuno della colonna decise di accendere un fuoco e quando sollevò un legno l'esplosione li uccise tutti. Non pensavo a Pablo mentre mi dirigevo nel posto concordato, pensavo alla donna. Erano già molti mesi che non abbracciavo un corpo tiepido, un corpo morbido, qualcuno che mi facesse domande, qualcuno che rispondesse alle mie. Era passato troppo tempo senza dare né ricevere un po' di tenerezza. Il tempo giusto per trasformarsi in una bestia in mezzo alla guerra. Eravamo a Rivas ed era la terza volta che prendevamo la città in meno di 2 mesi. A quanto pareva adesso la guardia era abbastanza indebolita e saremmo rimasti lì per un breve periodo prima di proseguire la volta di Belén, dove ci saremmo divisi per attaccare contemporaneamente Jinotepe e Granada. Era stata lei a rivolgermi la parola mentre stavamo in fila per ricevere i rifornimenti. Tu e io ci conosciamo, ricordi? Certo che mi ricordo, posso dirti quante gambe aveva il tavolo del caffè a Panama City. Lei aveva riso. A volte la memoria non è una buona compagnia. Bisogna saper dimenticare in fretta. Dopo aver preso le nostre provviste, eravamo andati a sederci nella piazza, all'ombra. Questa deve essere una città molto bella quando non c'è la guerra. Una città in cui godersi il tramonto con la brezza del lago che ti accarezza la schiena. È una bella città. Io sono del posto. Hai famiglia qui? Preferisco non parlarne. Va bene, se non ti va. Un'ultima domanda. Dov'è il compagno del nostro incontro a Panama? Morto. Aveva risposto lei. L'uomo aveva ricevuto istruzioni di avanzare verso est, la sua colonna doveva chiudere la tenaglia che si stringeva su Blue Fields. Le forze di Pastora attaccavano da San Juan del Norte e l'uomo, dopo 7 anni di lotta su quelle montagne, conosceva molto bene la zona. C'erano state alcune scaramucce, poi avevano occupato Huigalpa e da lì avevano proseguito fino a Rama, dove la guardia aveva teso loro una trappola, obbligandoli a ripiegare in una zona paludosa. Dopo vari attacchi dell'aviazione somozista, era stato catturato assieme a pochi altri sopravvissuti. Prima di dar loro il colpo di grazia, li avevano sgozzati vivi tutti quanti. Mi dispiace, non gli avevo saputo dire altro. Anche a me, per quanto non stessimo più assieme, aveva concluso lei facendo lunghe pause. Sei sola? In silenzio, mi aveva fatto capire di sì. Quando le avevo accarezzato il volto, aveva chiuso gli occhi. Avevo ordine di sorvegliare il prigioniero che avevamo processato al mattino. Di lui sapevo unicamente che era un orecchio, un informatore della guardia, e che per colpa sua erano caduti molti dei nostri e tanta gente che aveva la sola colpa di vivere a Rivas. Appoggiai il fucile contro la parete di lamiera e mi sedetti per terra, sulla ghiaia. Avevo sete. E stando bene attento che nessuno mi sorprendesse, estrassi da una tasca della camicia la bottiglia di rum. Accesi una sigaretta e l'uomo mi parlò.
Me ne puoi dare una, fratello? Maledissi l'olfatto di quel tipo. Me ne restavano pochissime e chissà se una volta finite avrei trovato qualcosa da fumare. Ma non si può rifiutare una sigaretta. Anch'io conoscevo la prigionia e la voglia di fumare che ti viene. E per giunta, erano le sue ultime ore. Tieni. Gliene passai una accesa dalla fessura sotto la porta. Grazie, fratello. Non mi chiamare fratello. Siamo tutti fratelli. Anche Caino e Abele erano fratelli. Sta zitto. Il prigioniero non parlò più. E fu meglio così. Pensavo alla donna. Avevamo mangiato assieme a mezzogiorno. Mi aveva portato in una casa in cui si entrava dal buco prodotto da una cannonata. Dentro c'erano due vecchie sdentate che guardandomi sorridevano con malizia. Non è di queste parti il compagno, aveva commentato una di loro. No, di un po' più a sud, avevo spiegato. Prepararono delle tortillas e misero i fagioli lessi in un piattino di terracotta. Poi ci lasciarono soli. Peccato che a parte l'acqua non ci sia nulla da bere. Io ho sete, ribattei, tirando fuori quanto restava del rum. Riesci a bere il rum a tavola? No, ma nemmeno acqua. Mi riempie la pancia di parassiti. Aspetta, credo ci sia ancora un po' di caffè. Mentre si chinava sui fornelli, l'abbracciai alla vita. Sentii la sua schiena contro il mio petto e la baciai sulla nuca. Attento, possono tornare le vecchie. Cosa importa? Si suppone che facciamo la rivoluzione per essere liberi. Tutta questa stronza guerra è per quello, no? Non capisci. Cosa cazzo dovrei capire? Allora mi aveva baciato e fatto promettere che sarei tornato la sera. Il sole continuava a picchiare forte. A tratti pensavo al prigioniero che si cuoceva là dentro e subito stornavo i pensieri. Non erano affari miei e non mi piaceva star lì. Ma gli dicevo quella guerra nella quale ero volontariamente coinvolto. Quella dannata guerra che si prolungava sempre più di quanto avevamo pensato. Finì per parlargli. Vuoi fumare? Se me ne offri una, fratello. Ti ho già detto di non chiamarmi fratello. Accesi due sigarette e gliene passai una da sotto la porta. Grazie, fratello. Mi venne da ridere. Va bene, fratello, tieni. Infilai la bottiglia nella fessura tra la porta e il terreno. Bevine un po', ma non tutto. Grazie, fratello, però io non bevo. E si può sapere perché, fratello? Perché sono evangelico, fratello, ma vaffanculo. La camicia mi si incollava al corpo e gli stivali mi martirizzavano come al solito. Fratello, cosa vuoi? Quando mi fucilano? Non lo so, non te l'hanno detto? Non mi hanno detto nulla, fratello, ma non importa, so che mi fucileranno molto presto e me lo merito. Cazzo, se vuoi un confessore posso farti chiamare un prete. No, fratello, grazie, te l'ho detto, sono evangelico. Quel tipo doveva essere mezzo matto, forse gli si era cotto il cervello. Non l'avevo mai visto, ma dal timbro della voce si capiva che era un uomo giovane. Sai perché mi tengono qui, fratello? Perché sei un orecchio. È vero, ma ho fatto tutto per amore. Per amore? Per amore hai fatto la spia e hai mandato la morte a dozzine di persone. È abbastanza strano il tuo concetto di amore. A volte l'amore si confonde con l'odio e non c'è nessuno che possa insegnarci la differenza. Non mi odiare, fratello. Io non ti odio. E per tutti i diavoli non mi chiamare più fratello. L'oscurità mi fece decidere a incamminarmi verso la casa delle vecchie. Una di loro mi accolse con una risatina maligna. È tornato il nostro compagno del sud. Sì, sono tornato. Entri, entri che la stanno aspettando. La vecchia sparì senza abbandonare la sua risatina. Dentro la donna stava appendendo una zanzariera sull'amaca. Com'è andata oggi pomeriggio? Chiese. In un mobile trovai due bicchieri e preparai del rum con succo di mango. Male. Sono stato di guardia al prigioniero. Ah, lo conosci? Mi hanno detto che anche lui è di qui. Preferisco non parlarne. Hai ragione, non parliamo di lui, tieni. Si può dire che è un cocktail ecuadoriano. Ti piacciono i cocktail? Se arriviamo vivi a Managua ti offrirò un martini dry e ti lascerò mangiare la mia oliva, te lo prometto. Quando le porsi il bicchiere la cinsi alla vita e mentre tentavo di baciarla scoprii che piangeva. Mi vuoi dire cosa diavolo succede? Nulla, non succede nulla. Nulla. Guarda, mettiamo le cose in chiaro. Io voglio stare con te, capisci? Mi piaci e stanotte voglio stare con te. Né tu né io sappiamo cosa ci capiterà domani, ti rendi conto? L'unica persona che conosce il suo futuro in questa maledetta città è il prigioniero. Lui sa che l'ammazzeranno prima che si alzi il sole. Sono stufo
di questa dannata guerra. E il mio unico desiderio è stare con te, ma bene, e possibilmente con un pizzico di allegria. Riesci a capire? Ora, se vuoi che me ne vada, basta che tu lo dica, e amici come prima. Mi venne voglia di andarmene, ma la donna mi trattenne. D'accordo. Siediti accanto a me. Anche tu mi piaci. Mi piaci fin dal giorno del nostro primo incontro, benché non ci siamo detti nulla. Anch'io sono stanca e non mi importa di cosa può succedermi domani. Anch'io voglio stare con te stanotte, ma prima devo parlare. Devo parlare con qualcuno, scusami se ti uso, ma è come un conato di vomito. Quello che ti dirò sarà come vomitare, perché a volte è necessario tirar fuori quanto ci marcisce dentro. Ascoltami senza interrompere, ti ripeto che è un conato di vomito. Quell'uomo, il prigioniero, è mio marito. È ancora mio marito. Non lo amo, non l'ho mai amato. È un povero diavolo che non ha abbastanza cervello neppure per essere cattivo. L'ho piantato 4 anni fa. Sono entrata nella lotta e me ne sono andata con il compagno che ho conosciuto a Panama. Allora il prigioniero, mio marito, è impazzito. E ha iniziato a denunciare chiunque gli sembrasse collaboratore del fronte. Oggi l'ho rivisto per la prima volta dopo 4 anni e sai cosa mi ha detto? Che ha fatto tutto per amore. Il suo amore è per me. Ti rendi conto? Capisci cosa provo? Ha ripetuto la stessa cosa anche a me. Riuscì a dire prima che risuonassero gli spari e la donna mi guardasse con gli occhi arrossati di una vedova.